Quante meravigliose attrici, quante modelle meravigliose, quanti abiti da sogno sul tappeto rosso della quinta sera della 76esima edizione del Cannes Film Festival. Un tourbillon stile per partecipare alla premiere del film Heirs of the Flowers Moon, che volta ancora una volta riunita la magnifica coppia Martin Scorsese-Leonardo DiCaprio, accompagnata per l'occasione dalla co-star Lily Gladstone, in stampa sofisticata maxi fiori firmato Valentino Isabel Goulart Daniele Venturelli per assistere alla proiezione Kate Blanchett, impegnata nel difficile compito di cavarsela con un complicato abito Louis Vuitton, ma anche la madre figlia accoppiata formata da Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi, entrambi toh, ma che surpish! Inconfondibilmente dentro Chanel. E poi, ancora una volta, il modello alto come se piovessero dal cielo Irina Shayk con scollo abissale, Natasha Poli educata in nero, Naomi Campbell irraggiungibile Red Rose e il goulard Isabel speziato, con portole davanti ma anche dietro, per non perdere nulla. Cannes Film Festival 2023, Carla Bruni è sul tappeto rosso di Kate Blanchett. Ecco tutti gli sguardi della quarta sera, il modello migliore e il cantante conquista la Monte des Marques con un mini dress come inaspettato jean in vista e una verve così irrefrenabile da oscurare anche la classe senza tempo di Kate Blanchett. Almeno questa volta freccia Cannes Film Festival 2023. Tutti gli sguardi sul tappeto rosso dell'Indiana Jones. Harrison Ford arriva alla Croisette per accompagnare il quinto episodio della saga che ha conquistato diverse generazioni di fan Phoebe Waller, ma anche a serie di stelle vestite in una grande festa. E qui, con la tavolozza dei voti di freccia nel capitolo divino, ecco il titolo molto completo: Isabel Huppert, sorprendente in pizzo nero, Anya Rubik, che non perde mai un tiro, e Alessandra Ambrosio, in un vintage Giorgio Armani di 30 anni, ma che sembra essere stato creato ieri, così ieri, così ieri molto so perfect. Un altro giro, un'altra gara per secondo tappeto rosso della serata, ecco due vere divine Hollywood, Julianne Moore e Natalie Portman, che sono arrivati alla Croisette per sostenere film a dicembre Todd Haynes, cui sono costar punto se primo, rossa doc così com'è, si concentra saggiamente sul suo colore magico, verde, secondo ci lascia letteralmente senza parole, indossando una reedizione del vestito Junon, famoso abito da sera progettato nel 1949 Christian Dior persona, un abito che non è affatto interessato al passaggio del tempo e che, ancora oggi, è semplicemente perfetto.